Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, a tutte quante, tutti coloro che stanno in ascolto in questo momento. Sono il direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università degli Studi. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, a tutte quante, tutti coloro che stanno in ascolto in questo momento. Sono il direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università. Sì, scusate, il bello della diretta, come si direbbe in questi casi. Ilario, vado di nuovo, sì? Sì. Ma siamo in diretta sempre? Ah, ok, benissimo. Dicevo appunto che sono il direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università degli Studi di Bari e siamo qui per presentare il nuovissimo dottorato in patrimoni storici e filosofici per un'innovazione sostenibile. E qui a fianco a me la professoressa Elisabetta Todisco, che è la coordinatrice del corso di dottorato. Io ruberò soltanto pochissimi minuti per dire soltanto diciamo, qual è lo scopo, l'obiettivo diciamo, di questo dottorato e dei dottorati del dipartimento, di questo Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, questo nuovo Dipartimento dell'Università di Bari. A fianco a questo dottorato ce ne sono anche altri che provengono da cicli anteriori, cioè il dottorato in lettere, arti e lingua e il dottorato in patrimoni archeologici e paesaggistici e il nuovo dottorato anche in gender studies. Quest'ultimo invece dottorato in patrimoni storici e filosofici per un'innovazione sostenibile vuole essere diciamo, una sfida, una vera e propria sfida dei tempi, e la sfida con cui noi come Dipartimento vogliamo proprio sostenere da una parte l'idea che la ricerca oggi non possa che avere a che fare sempre con una proiezione verso il territorio, verso le comunità, verso lo sviluppo della nostra società e dall'altra coniugare anche un'innovazione non tanto e non solo in ordine tecnologico e in campo tecnologico, ma un'innovazione che abbia a che fare con la società, con la mentalità, con i processi culturali. E siamo convinti, cioè, che l'innovazione sia un'innovazione sostenibile, che sia un'innovazione che guarda alla possibilità di sviluppare processi all'interno dell'industria, all'interno delle aziende, all'interno della pubblica amministrazione, all'interno di tutti quei settori nei quali le discipline umanistiche finora erano state messe un po' a lato, un po' in disparte. Quindi l'idea che abbiamo, diciamo, con cui abbiamo iniziato questo lavoro è proprio questo lavoro di questo legame, questo lavoro di ricerca nel dialogo con le amministrazioni, nel dialogo con le aziende, con le imprese, con il mondo dello spettacolo, con il mondo dell'industria, e con il mondo delle università estere, delle università internazionali. Il nostro dottorato, infatti, ha anche questa valenza, una grande, diciamo, valenza internazionale. Ma di tutte queste cose in maniera molto più precisa e più chiara di me, spiegherà la professoressa Todisco, a cui cedo subito la parola. No, professore Ponzio, lei è stato chiarissimo, quindi io prenderò giusto alcuni degli aspetti che ha illustrato per dare qualche ulteriore informazione. Io sono Elisabetta Todisco, insegno storia romana e coordinerò questo dottorato in patrimoni storici e filosofici per una innovazione sostenibile. La sfida è quello che dicevamo poc'anzi,
quella di lanciare un ripensamento dei saperi umanistici, in particolare di quelli che afferiscono al patrimonio storico e al patrimonio filosofico, per rispondere alle aspettative, alle sfide di questi nostri tempi, percorsi da una profonda conflittualità e che mettono in atto una serie di cambiamenti fondamentali negli scenari geopolitici, negli scenari antropologici, negli scenari valoriali, economici, sociali. Quindi la nostra vuole essere la risposta alla sfida dei nostri tempi, intervenendo a formare dei giovani che operino nella ricerca attraverso strumenti metodologici avvertiti e riescano a pensare criticamente al passato per fondare un presente che sia sostenibile. Un dottorato nuovo, ecco un po' la ragione anche per cui vogliamo presentarlo, perché un dottorato che ha una configurazione diversa rispetto a quello degli anni scorsi, che nasce in margine ad un ripensamento dei dottorati in Italia e che ha delle caratteristiche, delle peculiarità di cui diremo subito. È un dottorato associato che ha una sua sede legale nella Università di Bari e vedi associate altre università italiane, in particolare l'Università del Molise, l'Università di Foggia e l'Università Orientale di Napoli, che come diremo tra poco hanno contribuito a costituire la riserva di borse che mettiamo a disposizione dei nostri candidati al dottorato. E inoltre un dottorato, poi ne parleremo meglio, che vuole formare una generazione di ricercatori che abbiano un profilo internazionale, e cioè che entrino in contatto con prospettive, metodi, contenuti, concetti nuovi perché sono elaborati in altre sedi, universitarie. Nel nostro collegio infatti ci saranno dei colleghi delle università di Siviglia, in particolare della Pablo Lavide di Siviglia, colleghi della Università Autonoma di Barcellona e colleghi della Facoltà delle Letras di Lisboa. Quindi un collegio internazionale per formare una generazione di giovani ricercatori che abbiano un profilo internazionale. Forse ecco ora è il caso, prima di scendere ancora più nel dettaglio, di dare la parola ai nostri colleghi delle università che hanno voluto partecipare a questo progetto perché credono che sia una scommessa da vincere. Buongiorno, sono Cristina Rossiglio Lope, professoressa associata dell'Università Pablo de Olavide. Un dottorato internazionale offre molti vantaggi allo studente, sia dal punto di vista accademico che personale. In primo luogo permette di conoscere altre culture accademiche e di capire come funziona la ricerca a livello globale. In secondo luogo migliora la formazione dello studente, che risulta così molto più completa. A livello personale, un dottorato internazionale permette agli studenti di entrare in contatto con dottorandi di altri paesi e anche di migliorare le proprie competenze linguistiche. L'Università Pablo de Olavide aderisce a questo dottorato internazionale perché è un'opportunità di formazione unica per tutti gli studenti che vi parteciparono. Per questo motivo, l'Università Pablo de Olavide è impegnata al 100% in questo dottorato. Ecco, adesso ci sarà un secondo video della collega Anna Loio della Università di Lisbona. Prego la regia di mandare il video. Grazie. Intanto ci ha raggiunto il professor Costantino Esposito, membro del nostro collegio di buongiorno a tutti. Buongiorno Costantino. Internazionale è veramente importante. Intanto nelle mura che il video possa partire, è forse il caso di cominciare anche a parlare della struttura di questo dottorato e di quello che è il suo patrimonio di borse. Il dottorato ha quest'anno una configurazione diversa, perché, come diceva prima il professor Ponzio, è un dottorato che cerca di rispondere anche ad una pianificazione, ad una progettazione nata in seno al PNRR, che prevedeva tra i suoi punti anche un potenziamento dell'istruzione e della ricerca.
Ed infatti in margine a questi al PNRR sono stati pubblicati due decreti ministeriali, il decreto ministeriale 351 e 352, che hanno in qualche modo potenziato per quest'anno la possibilità di fruire di borse di dottorato. Potremmo parlare tra un attimo, ecco, vi ho soltanto anticipato per creare un po' di suspense queste nuove peculiarità del dottorato, ma ecco, darei ancora una volta la parola alla collega Anna Loio. Per l'Università di Lisbona la partecipazione a questo dottorato internazionale è veramente importante. Nei nostri giorni non possiamo chiuderci nei nostri paesi, quindi è fondamentale far parte di una comunità scientifica internazionale molto viva e ricca. Quindi noi pensiamo che il dottorato internazionale sia proprio un modo bellissimo di fare questo scambio di idee fra paesi, fra docenti e allievi, e di arricchire le nostre conoscenze con il background dei studenti e dei professori di altri paesi che hanno fatto studi così diversi dai nostri. Quindi speriamo di arricchire anche noi con la nostra partecipazione le conoscenze degli altri, e siamo molto lieti di far parte di questo dottorato. Rieccoci. E quindi cerchiamo ora di comprendere che cosa significa avere delle borse PNRR e vediamo poi qual è in generale la nostra offerta per quest'anno. Prima parlavamo del contributo che le università del Molise, dell'Università di Foggia, l'Università dell'Orientale di Napoli danno a questo dottorato, chiaramente soprattutto in termini scientifici, offrendo la professionalità, l'esperienza dei docenti, ma anche concorrendo con una borsa di studio. Andiamo ecco un po' a fondo. Le borse che questo dottorato offre sono 14. Due di queste borse sono borse di Ateneo. Vediamo che cosa significa. Io mi soffermerei ancora un attimo sulla struttura del dottorato per precisare che il dottorato si articola in due curriculum, di curricula. Il primo curriculum è il curriculum in discipline filosofiche, il secondo quello in discipline storiche, quindi due curricula, discipline filosofiche e discipline storiche. La divisione del dottorato in due curricula non implica che i due curricula procedano indipendentemente, perché quello che noi cerchiamo, vero professor Esposito, è l'interdisciplinarità. Questo è un altro degli obiettivi che ci siamo dati, a cui teniamo particolarmente, e che stiamo anche cercando di raggiungere interloquendo con una serie di soggetti che operano nel mondo della ricerca, come nel mondo dell'impresa, per esempio. Ora, le due borse di Ateneo, di cui vi parlavo poc'anzi, si distribuiranno sui due curricula, quindi noi avremo una borsa messa a disposizione dall'Università del Molise per il curriculum di storia e una borsa messa a disposizione dall'Università di Foggia nel curriculum di discipline filosofiche. Parlare di borsa di Ateneo significa che chi è interessato a queste borse dovrà proporre un progetto, dopo il professor Esposito ci illuminerà sulla struttura dei progetti, proporre un progetto, dicevo, che risponda ad una propria idea di ricerca, quindi è libero di proporre alla commissione di dottorato un progetto che egli stesso concepirà. Gli altri progetti, invece, le altre borse che questo dottorato mette a disposizione, le altre 12 borse che questo dottorato mette a disposizione, hanno una fase, hanno una configurazione diversa. Quale? Se avete avuto modo di sfogliare il bando di dottorato, avrete senz'altro scoperto che esistono dei temi che vi abbiamo proposto.
Sulla base di questi temi, voi elaborerete la vostra proposta. Qual è la vostra ipotesi progettuale sulla base delle grandi linee che noi vi abbiamo proposto? Andiamo ancora più a fondo. Prima vi parlavo di un decreto 351. È un decreto che ha reso possibile rendere, ecco, tradurre in borse alcuni dei fondi messi a disposizione dal PNRR. Ora, questo decreto presenta diverse declinazioni, cioè le borse si possono inserire in vari segmenti di questo decreto. Bene, alcune di queste borse, di quelle del nostro dottorato, rispondono alle istanze della pubblica amministrazione. Che cosa significa? Significa che sono messe a disposizione delle borse in cui all'attività di ricerca, poi il professor Esposito ci chiarirà questi passaggi, corrisponde anche un periodo di concreta presenza del dottorando in una azienda, poi vedremo che tipo di aziende hanno scelto di colloquiare con noi per rendere operativi i nostri progetti e realizzeranno, ecco, la loro ricerca di concerto. Vi voglio subito dire che ai mesi da trascorrere in azienda, i mesi per le borse legate al decreto ministeriale 351 sono 6, come avete avuto modo di vedere, si aggiungeranno i 6 mesi che il dottorando trascorrerà all'estero. Quindi vedete quello di cui parlava all'inizio il professor Ponzio, interloquire con i soggetti presenti nel territorio, nella società e al contempo aprirsi ad una formazione di carattere internazionale. Dicevamo, 6 borse hanno questo tipo di indirizzo. 2 borse invece rispondono alla indicazione PNRR. Per queste borse sono una borsa dell'Università di Bari, una dell'Università Orientale di Napoli. Per queste 2 borse sopravvive il periodo di studi all'estero. Chiaramente abbiamo cercato degli interlocutori esteri, delle università, ma anche degli enti, che fossero coerenti con quelli che sono gli obiettivi dei progetti che abbiamo avuto modo di pensare, ideare, per rispondere alla offerta. Ora, un altro aspetto importante, poi do la parola a Costantino, a queste borse si aggiungono 4 borse che sono state erogate sulla base di un altro decreto, il decreto 352, che ha tra le sue finalità quello di innovare le imprese e al contempo di formare dei ricercatori che possano poi trovare una loro collocazione nel mondo delle imprese. Queste borse hanno una peculiarità perché sono cofinanziate dalle imprese. Questo io credo sia per noi un punto importante che vorrei sottolineare alla vostra attenzione, porre alla vostra attenzione. Per noi è una sfida. Noi ci occupiamo di studi storici e filosofici e vi assicuro che non è affatto facile trovare chi possa interessarsi concretamente ai nostri studi e chi possa scommettere sui nostri studi, chi possa condividere la nostra sfida. Bene, io sono qui contenta, ecco, con i colleghi che partecipano a questo dottorato, perché ci sono degli enti che hanno voluto scommettere su di noi. Un'azienda di cui si parlerà tra poco, un'azienda di informatica, Exprivia, l'acquedotto pugliese, il teatro pubblico pugliese e la fondazione Filippo Maria Turati di Firenze. Ora io mi fermo, do la parola al professor Esposito che chiarirà a tutti voi, a tutti noi, come i progetti dovranno essere elaborati attingendo alla sua sapienza. A te la parola, Costantino. Grazie mille Elisabetta. Il dottorato è innanzitutto un progetto, quindi sin dall'inizio il punto è giocarsi con questo progetto. Come la collega Todisco diceva prima, tranne le 2 borse di Ateneo,
che fanno capo all'Università del Molise e all'Università di Foggia, per tutte le altre borse i candidati sono tenuti anzitutto a scegliere un solo progetto, perché non si può, diciamo, concorrere per due progetti o più progetti, ma sono tenuti a formulare, redigere il proprio progetto tenendo conto delle linee programmatiche che di volta in volta nel bando sono indicate. Come si fa un progetto? Perdonatemi, forse sono delle cose molto, molto già sapute, ma forse non fa male ripeterle. Diciamo che intanto bisogna moderare la propria libido scrivendi, e quindi bisogna, come richiama il bando, stare all'interno delle 3500 parole, attenzione, non caratteri. E sostanzialmente bisognerebbe tener conto di quattro parti. In una prima parte si possa fare una breve ricognizione dello status questionis della ricerca sull'argomento che si è scelto. E un secondo passo è quello di proporre quello che il candidato appunto intende sia valutato come è degno appunto di essere finanziato per portare avanti lo sviluppo degli studi, sempre in connessione con quello che finora è stato fatto e quindi con i desiderata, con i passi che all'interno della ricerca internazionale si rendono opportuni, avendo cura, bisogna sempre ricordarlo, di segnalare, anche se siamo ancora all'inizio, quindi non è che voi abbiate già fatto la ricerca, ma come ipotesi, di segnalare un punto di novità, che non deve essere necessariamente clamoroso, cioè non ci si aspetta che uno dica delle cose che mai nessun altro abbia detto, ma che magari possa contribuire a verificare o falsificare certe tesi, a fare un bilancio degli studi, a scoprire nuovi documenti, nuove prospettive. In ogni caso bisogna avere la, lo dico in senso buono, presunzione positivo di giocarsela appunto come anche indicazione di una novità nella ricerca. La terza parte del progetto consiste in un cronoprogramma. Attenzione a tutti i candidati, leggete molto bene quello che c'è scritto nel bando, perché come vedrete di volta in volta ci sono dei partner accademici, spesso stranieri, e dei partner amministrativi, che possono essere o istituzionali come la Regione Puglia oppure possono essere delle imprese. Ebbene, è chiaro che il candidato non può sapere prima di prendere contatto con l'impresa, e questo lo potrà fare solo se vince, che cosa potrà fare nell'impresa o nella Regione Puglia, ma diciamo va dato un accenno, no? Per concretizzare qual è la direzione in cui la propria ricerca possa interfacciarsi con la pubblica amministrazione o le imprese private. E in questo cronoprogramma va considerato anche l'eventualità di andare un certo periodo all'estero e anche appunto di passare un certo periodo all'interno, come dicevo, delle diverse amministrazioni. Infine, la quarta e ultima parte del progetto consiste in una bibliografia. Vi raccomando, ragazzi e ragazze, non presentateci delle bibliografie di 15 pagine, anche perché non è molto difficile, basta andare in rete e subito le si trova. Piuttosto dateci delle bibliografie ragionate, in cui diciamo rischiate nel dire, naturalmente sempre a livello internazionale, rischiate nel dire questi titoli sono i più importanti per questa ragione, e tutti gli altri poi avrete modo di presentarli e di discuterli all'interno del vostro progetto. Grazie Costantino, visto che sei qui forse è il caso che tu cominci a parlare proprio della proposta progettuale che da te è partita. Sì,
proprio qualche minuto per dire, perché appunto adesso passiamo a presentare uno per uno i singoli progetti legati al PNRR. Quello che io ho presentato si intitola Sulla scena del barocco ed è il tentativo di fare una ricognizione del barocco come una sorta di piattaforma che poi possa diventare anche una piattaforma nel senso materiale, me lo auguro, lo si vedrà, ma anche a livello culturale è una sorta di piattaforma tra la letteratura, la musica, le arti, l'architettura, ma da un punto di vista filosofico, cioè non semplicemente fare una ricognizione, ce ne sono già diverse, no? Sulle diverse espressioni dell'epoca e della società del barocco, insomma, che va da fine Cinquecento a metà Settecento, ma di considerare a livello europeo e a livello con un'interfaccia precisa con la nostra terra, infatti il patrimonio amministrativo di questo è la Regione Puglia, il Dipartimento per la Cultura e per il Turismo, mentre il patrimonio accademico è la Università de Granada in Spagna, in cui c'è un'equipe molto ferrata sul barocco europeo, appunto che si possa approfondire la concettualità filosofica, cioè il problema è: c'è un lessico, una prospettiva culturale, concettuale e appunto filosofica che possa tenere insieme questi diversi aspetti del barocco? Quindi l'invito è appunto a entrare sulla scena del barocco. Grazie Costantino, e adesso chiediamo alla regia di mandare il video della collega Alessandra Beccarisi della Università di Foggia. Salve a tutti e a tutti, sono Alessandra Beccarisi, docente di storia della filosofia medievale presso l'Università degli Studi di Foggia e componente del collegio di dottorato in patrimoni storici e filosofici per un'innovazione sostenibile che quest'anno inizia il suo nuovo ciclo. Il nuovo dottorato infatti mette a disposizione 6 borse di ambito filosofico, 5 di queste borse sono a tematica vincolata. Una sola borsa invece, proprio quella offerta dall'Università degli Studi di Foggia, è a tematica libera. Che cosa significa tematica libera? Significa che è possibile presentare un progetto di ricerca nell'ampio spettro della filosofia, dalla filosofia antica fino alla filosofia contemporanea, non solo, ma verranno accolti anche progetti di ricerca non soltanto di natura interpretativa su un autore o su una tradizione filosofica, ma anche progetti di ricerca che si fondano su edizioni critiche di testi filosofici inediti, per esempio dell'età medievale, oppure anche della modernità o anche della contemporaneità. E sono particolarmente contenta di presentare a voi questa possibilità offerta dall'Università degli Studi di Foggia, perché si tratta della prima borsa di dottorato offerta dall'Università Dauna in ambito filosofico. Quindi mi aspetto numerose domande, progetti eccellenti, e per questo vi auguro buon lavoro e ad maiora. Professor Ponzi è tornato per parlarci dei progetti che ha presentato, quindi come prima il professor Esposito, ora il professor Ponzi ci illustrerà. Allora, ho presentato due progetti, uno che riguarda diciamo il decreto ministeriale 351, come tu hai ben detto, vale a dire sono borse di studio, anche il tema diciamo degli studi di genere, però a partire da un'idea di parità e da un'idea di performatività e di politiche dell'identità culturale. Abbiamo come partner il Comune di Bari, l'assessorato al welfare, e quindi diciamo con loro soprattutto costruiremo questo progetto di dottorato. L'altro dottorato invece, sono molto veloce come vedi, l'altro progetto di dottorato invece è un dottorato industriale. E sulle, diciamo, il titolo del progetto già dice molto: Chief Philosopher Officer for Performing Art Management, vale a dire la figura del filosofo esecutivo, di questa diciamo nuova figura che è presente nelle grandi multinazionali della tecnologia mondiale, da Google, Facebook a Twitter,
sviluppata però non sempre in ambito tecnologico, ma in ambito, in ambito diciamo, teatrale, artistico e culturale. E cioè l'idea che questa figura possa anche essere una figura possibile da implementare, da sviluppare in, in ambiti differenti da quelli tecnologici. È una sfida, una grande sfida, sia il primo ma soprattutto questo nuovo, questo ulteriore progetto è una sfida e noi speriamo veramente di poterla vincere anche attraverso l'uso di questo dottorato industriale. Grazie, forse è il caso anche di mandare un video dei partner del Teatro Pubblico Pugliese che hanno scelto di finanziare questo dottorato. Certo, giustamente, grazie. Grazie. Buongiorno, sono Michele Facecchia, ingegnere di Cube Comunicazione e responsabile partner, che è l'azienda che risponde al progetto che tra poco andremo a presentare del professor Francesco De Ceglia. Buongiorno, sono Michele Facecchia, ingegnere di Cube Comunicazione e responsabile del Dipartimento Digital dell'azienda, un'azienda leader nel settore della comunicazione e del digital marketing, che in virtù delle collaborazioni già avute con l'Università di Bari, proprio nel campo della formazione di giovani dottorandi, ha deciso di partecipare anche quest'anno al progetto del nuovo dottorato. Siamo infatti fermamente convinti che l'impresa abbia bisogno dell'università e l'università abbia bisogno dell'impresa. E quindi cerchiamo nuovi professionisti con idee nuove, che posseggano una preparazione adeguata, ma anche e soprattutto uno spirito curioso e creativo per affrontare le sfide del mondo del lavoro. Ecco perché anche quest'anno abbiamo deciso di ospitare un dottorando o una dottoranda che nell'ambito del corso di dottorato in patrimoni storici e filosofici per un'innovazione sostenibile voluti dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica porti avanti un progetto sul gioco delle imitazioni, dove robot umanoidi e simulazione dell'emozione per una tecnologia umana siano i protagonisti. Sposiamo quindi pienamente il progetto e il principio che non c'è tecnologia senza umanità. Sarà quindi stimolante per noi confrontarci con le idee dei giovani ricercatori e lavorare insieme per costruire e progettare il nostro futuro. In bocca al lupo ragazzi, vi aspettiamo presto. Grazie. Allora, abbiamo sentito un rappresentante di un'azienda che ha scelto di collaborare con noi ad un, ad un progetto proposto dal professor Francesco De Ceglia. Ecco, professore, magari ecco, invertendo l'ordine precedente, adesso lei ci racconti qual è il progetto nato in collaborazione con questa azienda e che si è appena presentata. Perfetto, innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti e grazie della parola. Il progetto di cui stiamo parlando si intitola Il gioco dell'imitazione, robot umanoidi e simulazione dell'emozione per una tecnologia umana e inclusiva. L'intelligenza artificiale è nata come imitazione, imitazione dell'intelligenza. La nuova frontiera è l'imitazione della emotività. E questo può essere perlustrato dal punto di vista filosofico, storico-scientifico, ma anche applicativo. Per questo abbiamo voluto come azienda la Cube, che abbiamo sentito prima, perché è un'azienda leader nel campo dell'informatica. Quindi il candidato o la candidata dovrebbe portare avanti una ricerca sulle emozioni, per così dire, simulate dalle macchine, avere come punto di riferimento la CUBE per 6 mesi e in più un soggiorno all'estero presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona, dove i colleghi esperti in neuroscienze potrebbero dare una mano a mettere a punto questa nuova tecnologia inclusiva e che possa parlare soprattutto alle emozioni. Questo è il primo progetto. Il secondo progetto invece è un progetto industriale. In questo caso abbiamo avuto una mano molto forte da parte dell'Exprivia, la quale ci ha permesso di mettere in piedi un progetto dal titolo Machine Learning in una società inclusiva, fondamenti
epistemologici e sfide etiche. Sostanzialmente adesso i nostri data, i big data, sono ovunque. C'è bisogno delle aziende di avere delle direttive che siano epistemologiche, per capire dove si va, ed etiche, perché esiste un aspetto normativo che va tutelato. L'Exprivia, che è un'altra azienda leader nel campo della gestione dei big data, ci ha dato la possibilità di formare un giovane che costituisca una figura di ponte tra l'università e l'azienda. L'azienda Exprivia ha in questo caso bisogno di avere il giovane o la giovane dottoranda a disposizione per 9 mesi, non 6 mesi come nell'altro caso, e ci sarà la collaborazione dell'Università di Nimega, in cui i colleghi esperti in neuroscienza e in etica potranno dare una mano a concepire un progetto più ampio che permetta una gestione equilibrata, trasparente e corretta dei big data che lasciamo quotidianamente sul web. Grazie professor De Ceglia, e adesso sentiamo un altro progetto proposto, il progetto del professor Carlo Spagnolo a video. Buongiorno, sono Carlo Spagnolo, sono ordinario di storia contemporanea e nell'ambito del collegio dei docenti del dottorato sono responsabile di 2 progetti di ricerca che adesso cercherò di presentarvi rapidamente. Il primo riguarda gli investimenti europei nel Mezzogiorno e sarà condotto in cooperazione con il CIAM di Bari. Il secondo progetto riguarda la memoria di Giacomo Matteotti ed è in collaborazione con la Fondazione Turati. Il primo progetto, vi dicevo, riguarda gli investimenti europei per il Mezzogiorno e il modo in cui sono stati impiantati, governati e quindi la governance e la loro efficacia nelle politiche del Mezzogiorno. Si tratta di un progetto innovativo perché intende guardare la questione meridionale non più come questione italiana ma come questione europea, quindi nell'ambito delle politiche europee più complessive nei confronti del Sud Italia ma anche nei confronti dei paesi del Mediterraneo. Quindi il progetto sarà innovativo in quanto in collaborazione tra l'altro con il CIAM sarà possibile inquadrare i rapporti tra Bruxelles e Mezzogiorno nell'ambito di una visione più larga dei problemi di sviluppo dell'agricoltura meridionale e dell'economia meridionale nel suo complesso. La cooperazione con il CIAM è particolarmente importante perché ci permetterà di avere un'apertura internazionale reale, in quanto il CIAM è presente in praticamente tutti i paesi cooperanti del Mediterraneo ed ha una struttura internazionale di cui per noi preziosa per il progetto di ricerca. Il secondo passaggio è il rapporto con la Fondazione Turati di Firenze, in cui la memoria di Giacomo Matteotti sarà al centro del progetto. Dopo l'omicidio di Giacomo Matteotti, infatti, la memoria di Giacomo Matteotti fu dal 24 in poi subito coltivata e si propagò non solo in Italia ma soprattutto all'estero e poi anche appunto di rimbalzo direi in Italia come luogo simbolico della memoria dell'antifascismo e della efferatezza a cui il fascismo era capace di arrivare. La Fondazione Turati detiene le carte di Giacomo Matteotti, ma il progetto mira più ampiamente a valorizzare la documentazione su Matteotti e sulla memoria di Matteotti, quindi raccogliendola anche in altre sedi italiane e estere, quindi raccogliere e trasformare, rendere fruibile attraverso sistemi multimediali la tradizione politica che è nata attorno e civile attorno alla memoria di Matteotti. Vi ringrazio. Adesso un altro video in cui la parola sarà data alla Fondazione Filippo Maria Turati, che è una degli enti finanziatori dei nostri progetti di ricerca, uno dei 4 enti finanziatori. Quindi ancora un video prima di dare poi la parola alla professoressa Carrino, che intanto ci ha raggiunto.
Sono Luigi Tomassini, direttore della Fondazione di Studi Storici Filippo Turati. La Fondazione Turati è una società giuridicamente riconosciuta con sede in Firenze, con una biblioteca di oltre 100.000 volumi e un archivio storico molto ricco. Possiede fra l'altro numerosi fondi archivistici di partiti, movimenti politici e sindacali e anche di personalità importanti della politica e della cultura italiana, da Sandro Pertini a Ignazio Silone, in particolare, per quanto ci riguarda in questa occasione, di Giacomo Matteotti. La ricerca, in collaborazione con l'Università di Bari, con il titolo appunto Giacomo Matteotti fra storia e memoria, intende studiare le vicende vero e storiche vero e proprie, cioè il delitto e la crisi dell'Aventino, ma anche e soprattutto il modo in cui la memoria dell'evento e della figura di Matteotti si diffusero in tutta Europa ed anche in altri paesi, dando luogo ad una serie di operazioni di memoria culturale che vanno dai monumenti all'iconografia, alle targhe commemorative, alle intitolazioni di scuole, di istituti, di associazioni, alle pubblicazioni rievocative e via dicendo. Il principio che guida la ricerca è che i valori di libertà e di giustizia, di democrazia, simboleggiati da Matteotti, hanno avuto un'eco molto duratura nel tempo e hanno prodotto un patrimonio memoriale estremamente diversificato e disseminato in Italia e all'estero. Un patrimonio che con questa ricerca intendiamo ordinare e sistematizzare, sia utilizzando le tecnologie più aggiornate attualmente disponibili sul piano archivistico storico, sia seguendo un'ottica di terza missione con il coinvolgimento di pubblici ampi, specialmente giovanili. Eccoci ritornati e possiamo dare a questo punto la parola alla professoressa Mastella Carlino. Grazie mille professoressa Todisco e buongiorno. Rimaniamo in ambito storico allora, rimaniamo in ambito storico per due altre proposte progettuali. Una che fa capo ai dottorati per la pubblica amministrazione e che ha a che fare col lavoro delle donne fra passato e presente, aspetti storici, sociali, giuridici. Dunque, già dalla titolazione si capisce che si parla di una borsa che ha una declinazione necessariamente interdisciplinare e che è focalizzata sul lavoro delle donne fra passato e presente, con una serie di poi come un'attenzione particolare alle opportunità, allo stato, alle dinamiche culturali in generale, alle criticità degli ambienti lavorativi che la donna immersa in questi ambienti può trovare. Capite bene che si tratta di una tematica molto attuale, ma che è possibile comprendere ancora meglio con uno sguardo a partire dal passato. I nostri partner, io sono molto, molto contenta e molto orgogliosa di questo, sono il partner italiano, la Società Italiana delle Storiche, e il partner straniero è l'Université de Rouen, nella persona in particolare della professoressa Anna Bellavitis, che è una specialista del lavoro delle donne. L'altra borsa invece afferisce al decreto ministeriale 352, quindi dottorati innovativi con connotazione industriale, e il nostro partner cofinanziatore è l'Acquedotto Pugliese. La titolazione del progetto di ricerca è analisi storico-documentaria territoriale per una mappatura del rischio bellico. Si tratta di un progetto già avviato, di una importante collaborazione del nostro Dipartimento, del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica con l'Acquedotto Pugliese, per una mappatura del rischio bellico sul territorio regionale, cioè una analisi e un censimento di tutte le fonti che a partire dall'inizio del Novecento danno conto di eventi e manufatti legati ai conflitti e che quindi possono avere ancora come conseguenza il rinvenimento di residuati bellici. Una seconda parte del lavoro consiste poi in una mappatura e una georeferenziazione degli elementi che si sono prima ritrovati nel lavoro di archivio.
nostri partner, in questo caso sono l'Accordo Pugliese ovviamente come partner italiano, e il laboratorio, un laboratorio di georeferenziazione dell'Università di Bucarest. Vi aspettiamo. Grazie professoressa Carrino, e chiediamo alla regia se può mandare il video della professoressa Elisa Novi della Università del Molise. Se il video della professoressa Novi non è disponibile, io darei la parola alla professoressa Carrino, che presenterà questa borsa di Ateneo, quindi quelle borse libere di cui parlavamo all'inizio, per la quale, ecco, è possibile candidarsi con un progetto a scelta del candidato. Professoressa Carrino. Anche una borsa di storia, e appunto che in questo caso è una borsa a progetto libero, per cui non c'è un'indicazione da bando, ma è una borsa alla quale si può partecipare presentando un progetto, seguendo appunto i consigli e le indicazioni che il professor Esposito ha dato precedentemente, quindi con tutte le caratteristiche anche di originalità e di fattibilità evidentemente, no? Quindi con dei corpi documentari che permettano poi di fare la ricerca. Bene, grazie professoressa Carrino. Questa volta facciamo un cambio di postazioni a scena aperta. La professoressa Carrino lascia nuovamente il posto al professor Ponzio. La sedia rimarrà vuota giusto per qualche secondo, ma ecco, proveniamo immediatamente a rioccuparla. E col professor Ponzio forse possiamo concludere il discorso di cui facevamo, a cui facevamo riferimento prima, cioè il partner, uno dei partner finanziatori. Sì, il partner finanziatore del progetto del Super Officer, ecco, per le arti performative, e appunto il Teatro Pubblico Pugliese, che cofinanzia il progetto di dottorato industriale, e diciamo il borsista o la borsista, insomma il dottorando o la dottoranda, poi avrà la possibilità di andare a Los Angeles a terminare, diciamo, il suo profilo. Quasi mi cambio io allora per questo sì, progetto. Potrebbe essere un'interessante idea anche per me. E quindi non so se c'è il video. Le industrie creative e culturali in generale, ed in particolare le arti performative, lo spettacolo, il teatro, la danza, la musica, negli ultimi 20 anni hanno dovuto affrontare delle grandi trasformazioni, che spesso sono diventate delle grandi evoluzioni. Hanno conosciuto nuove tecnologie e soprattutto nuovi linguaggi. A distanza di tempo si sente il bisogno di andare a consolidare queste conoscenze. Pertanto il Teatro Pubblico Pugliese, d'intesa con l'Università, ha chiesto di condurre uno studio filosofico sulle nuove forme di linguaggio e di pensiero, su nuovi modelli di pensiero. Ed è questo che sarà fondamentale per un definitivo salto di qualità nello sviluppo delle arti performative. Grazie. Professor Ponzio, rimaniamo ancora con lei per la presentazione di un altro progetto. Sì, si tratta di un progetto di storia, in realtà di storia del cristianesimo, il cui titolo appunto Spazi e percorsi sacri come custodi di patrimonio e crocevia di relazioni. È in realtà l'idea di un progetto, anche questo un progetto interculturale e se potremmo dire anche interdisciplinare, che guarda al patrimonio storico nella sua accezione religiosa, di non soltanto storico geografica, ma anche proprio di costruzione di itinerari culturali, di consapevolezza del fatto che spazi cultuali sono anche spazi di trasmissione del sapere. E quindi questo progetto ha a che fare molto con tutto lo sviluppo degli itinerari culturali, dei cammini e dei pellegrinaggi di cui è piena anche la Puglia. E, diciamo, è appena stata pubblicata la via Francigena del Sud, che collega Roma a Santa Maria di Leuca. Questo lo dico, diciamo, non c'entra nulla con il progetto, ma va da sé. E, un importante interlocutore
per questo progetto è l'archivio dei frati cappuccini di Bari, e invece il dottorando è un po' meno fortunato di quello del dottorando di Los Angeles, va invece a Malaga. Beh, però. Nel dipartimento di scienze storiche della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Malaga. Bene, questi nostri dottorandi avranno la possibilità quindi di muoversi. Abbiamo sempre scelto dei centri che siano anche particolarmente attrattivi. Sì, infatti. Adesso la parola la riprendo io, ma veramente molto brevemente, per presentare i due progetti di storia antica. Uno appunto di storia romana, un progetto dedicato alla ricerca sui villaggi e sulle comunità rurali del Mediterraneo antico, un progetto che mette insieme una serie di fonti epigrafiche, fonti archeologiche, diritto e geografia della percezione, proprio per ricostruire l'identità delle comunità rurali e, come ci diceva all'inizio proprio il professor Ponzio, cercare anche di rispondere alle istanze del territorio. Quindi un progetto che si concentra in qualche modo sul rilancio dei piccoli borghi, rispondendo anche qui alle istanze del PNRR per alleggerire il cosiddetto overtourism, che si concentra su siti particolarmente noti e affollati, e ancora per riscoprire anche le identità rurali con tutto quel bagaglio di patrimonio materiale e immateriale che portano con sé. Questa volta, ormai siamo curiosi di capire dove andranno i nostri dottorandi andranno a Saragozza, proprio perché a Saragozza c'è un centro di studi proprio sulle realtà rurali, in particolare un centro eccellente con un collega che ha dato la sua disponibilità, il collega Francisco Bertrand Loris, che è uno studioso di eccellenza di epigrafia del villaggio e della ruralità. Secondo progetto, un progetto di storia greca, qui entriamo in un altro dei temi del nostro tempo, la vivibilità delle città, un concetto però ecco declinato all'antico, quindi qual è la percezione di vivibilità che i greci avevano rispetto alle loro città? Si andrà a scovare questa percezione nelle fonti letterarie, naturalmente colte nel loro filtro prospettico, quindi cosa emerge dagli scritti degli autori greci, che cosa significa città vivibile se ci proiettiamo una serie di secoli e secoli in avanti, e come questo studio potrà dare un contributo. Il contributo di questo studio sarà proporre dei parametri di qualità delle città antiche nel mondo greco per cercare eventualmente quale possa essere il contributo che il mondo antico dà al nostro tempo. Citando un famosissimo volume, il Manifesto of History, potremmo dire, no, una sorta di sfida di una sorta di futuro passato o passato futuro. Questa volta, lo so che voleva chiedermelo, il nostro candidato andrà a Amiens, alla Università Jules Verne. A questo punto la presentazione dei nostri progetti si conclude e io vorrei dare la parola a una giovane dottoranda che magari più di noi può aver colto e raccolto le domande che questi giorni ci sono giunte per email da molti di voi. La dottoressa Roberta Falcetti risponderà alle domande che ci sono state poste. Chiedo scusa alla dottoressa, ma ho sbagliato il suo cognome. Ma ecco, allora, per noi Roberta è affettuosamente Roberta. Quindi la parola a Roberta, che si trova nell'altro studio. Prego Roberta. Buongiorno a tutte e tutti, grazie professoressa. Sì, devo dire che effettivamente questo nuovo corso di dottorato ha sollecitato molte curiosità. Noi abbiamo raccolto anche tutta una serie di curiosità, domande, sollecitazioni che ci sono pervenute tramite mail proprio in vista di questo, dell'incontro odierno, e peraltro vi invitiamo a continuare a scriverci se avete problemi, curiosità, perplessità relative a questo dottorato, e questo è un po' l'occasione anche di come dire, fare il punto su alcune questioni che ci sono state poste relative soprattutto ad esempio alle modalità di partecipazione al concorso.
È molto importante quindi puntualizzare che l'Università di Bari ha messo a disposizione delle linee guida molto puntuali per la partecipazione al concorso, che trovate appunto sul sito web insieme al bando di concorso. Linee guida appunto molto precise che vi spiegano, per esempio, che il concorso, la partecipazione al concorso vi porterà a presentare una domanda che sarà svolta interamente online sul portale PICA. Questo cosa vuol dire? Che non sarà necessario consegnare alcun tipo di documentazione in segreteria, e il nostro invito è, diciamo, ve lo dico anche per esperienza personale, a svolgere per tempo la domanda online. La scadenza la sapete, è quella del 21 luglio. L'invito che vi faccio è anche a fare domanda online quando avete a disposizione tutti gli allegati che vi serviranno poi per fare domanda, e quindi, come sapete, l'autocertificazione del titolo di studio e eventuali altri titoli e pubblicazioni, il curriculum vitae e il progetto. Faccio due puntualizzazioni sugli allegati. In primo luogo, come sapete, ma è bene ribadirlo, non è previsto che voi abbiate una laurea specifica per partecipare al concorso per questo dottorato. È necessaria, diciamo, una laurea magistrale, e saprete anche che possono partecipare anche i laureandi, a patto che però la laurea sia conseguita entro il 30 settembre. Questo è molto importante, perché poi dovrete andare ad allegare la certificazione del titolo di studio. Vi abbiamo parlato anche della presentazione dei progetti, e specifichiamo ancora una volta, è stato già ribadito anche dalla professoressa Todisco, che è possibile presentare domanda sì per più corsi di dottorato. Facciamo un esempio: se qualcuno di voi volesse partecipare al concorso di dottorato in patrimoni storici e filosofici e in patrimoni archeologici, può contemporaneamente fare queste due domande. Si tratta di due domande che andranno fatte anche separatamente sul portale PICA, e poi se dovesse per sua fortuna, per sua bravura, superare entrambi i concorsi, però potrà scegliere di iscriversi solo a uno di questi dottorati. E però, come è stato già detto, è possibile fare domanda al corso di dottorato in patrimoni storici e filosofici, scegliendo però, specificando durante la domanda per quale posto si sta concorrendo. E quindi ribadiamo che è possibile fare domanda solo per un posto, e che, come è stato già detto anche dal professor Esposito, è necessario presentare il proprio progetto di ricerca di massimo 3.500 parole, non solo per le borse a tema libero, ma per tutti i posti per i quali si desidera concorrere. Del progetto abbiamo già parlato, abbiamo valorizzato anche l'internazionalizzazione. L'invito che vi faccio è anche a prendere in considerazione il fatto che si tratta di una grande opportunità, anche perché l'Università di Bari, come tutte le università, in buona sostanza dà possibilità di ottenere anche una maggiorazione economica per chi svolge un periodo di internazionalizzazione all'estero. Per il resto vi invitiamo chiaramente a continuare a seguirci e a scriverci, e invito anche la professoressa Todisco a indicarci magari il suo indirizzo email in quanto coordinatrice, di modo che possiamo continuare a essere aggiornati sulle novità di questo nuovo corso di dottorato. Vi ringrazio. Grazie Roberta. La mia email è elisabetta.todisco@univa.it. Potete scrivere anche alla nostra preziosissima dottoressa Lucia De Frenza, lucia.defrenza@univa.it. Noi speriamo di aver risposto ai vostri dubbi, e vi aspettiamo, e soprattutto speriamo di poter fare insieme un percorso che possa costruire una generazione di giovani ricercatori capaci di interloquire col nostro tempo. Credo, professore, che possiamo salutare tutti. Sì, li salutiamo, e ricordando che appunto il nostro dottorato non a caso si chiama Patrimoni Storici e Filosofici, perché noi crediamo che queste due discipline, la storia e la filosofia, sono un bene prezioso, un bene comune per tutti. Grazie ancora. Grazie e arrivederci a tutti.